Sì, prova. Good morning, you speak English. Solo che sa sai. I fusilli con un bongo, quando so che su con bongo. Io non so con bongo. Cosa hai messo nel caffè? E la figlia che canta. E poi la canta. Addio. Tu barco. E allora che buongiorno, sono le 9:10 e tutto va male, tutto va bene. Castrovillari, gireremo il mondo, me l'hai detto. Piano piano arriveremo a tutte le parti. Siccome usciamo tre volte a settimana, sulla C, TV. Canale 19. Ah, pensa a Giorgia, Giorgina, senta a me. Ciao Giorgia. Ciao, buongiorno Simona comunque. Ciao Simona, tutto a posto? Allora, buongiorno, come stai? Invece Mel Kessler, Castrovilla. Posso salutare che vengo da Bergamo? Che meraviglia! E sono venuta al mercato di Castrovillari. Che meraviglia, da Bergamo, ma non è proprio Bergamo. Bergamasca. No, io sono calabrese. Abitavo a Morano. Bello. Dopo da piccolina ce ne siamo andati, allora adesso vengo a trovare la mamma ogni tanto. E a Castrovillari? Che è a Castrovillari. Come l'ha trovata Castrovillari? Cambiata, perché è sempre bella Castrovillari. Sì. Illari. Avvicinati, se no ti taglia. Cambiata un po'. Chissà, va a ripetizia la notte, va, oye. Cambiata un pochettino e logicamente tutti i miei ricordi, ce ne sono gran pochi. E la signora pure? Io sono la sorella. Ah, quindi che viva Castrovilla? Sì, 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 io vivo a Castrovilla. E io vi ricordo che Castrovilla, care signore, Castrovilla, io ci ho fatto terzo, quarto e buongiorno. Come andiamo? Come andiamo? Dove va lei? Io vado a casa. Lei ci segue? Yeah. Grazie, yeah. È tedesca lei? No. Ma sai che tu hai? È perché sono stata in Germania. Che meraviglia. Ci segue, allora ragazzi, attenzione però, siamo sulla CTV canale 19, lo sapete? Lo sapete? Io lo so. Grazie Presidente, grazie a questa grande struttura, grazie. Allora ragazzi, seguitemi, buongiorno, buongiorno, ecco ragazzi, noi dobbiamo premiare questi grandi, dopo passami per gli ego. Di dove siete voi? Noi di Castrovillari. Castrovillari, mi sono cresciuto. C'è un mio amico che si chiama, il cognome lo dico per la privacy, Remo si chiama. Sì, sì, sì. Remozzo, mi sono cresciuto. Remo, ti ricordo che chiarezza che era vostra. Allora venite ragazzi, dopo ti do il no e dopo compro, ma avete regalato voi una cosa, quindi la cacciata cambiata, Castrovillari, signora. Sì. Bergamo, come si beve a Bergamo? Bene. Alla Fontana, come si beve? Si beve alla Fontana. Buongiorno, lei di dov'è? Pino di Castrovillari. Lei ci segue? Sempre. Adesso, vediamo se qualcuno già, un po' di tempo. Grazie signore, siamo sulla C. La C, canale. Ah, sulla C, sì. La CTV, canale 19. Buongiorno, accomodate. Che comprate stamattina di bello? Buongiorno, signore. Siete tutti insieme? Buongiorno. Tutti no, insieme? No, ah, siamo separati. Siamo che comprate? Allora, il fenomeno del mercato, perché si incontra la gente, no? Poi, che comprate stamattina? Stamattina, che comprate? Scusa, no, niente. Peperone, basilico. Bello, peperone, basilico. Primo. Non mi sale niente. Io ti seguo sempre in televisione, però. Dove sono adesso? La C. La C. No, non la C. E che deve passare questa donna? Siamo sulla C, canale 19. Sì, lo so. Quindi ci seguite? Martedì, giovedì. Ci seguiamo sempre. Grazie, signore. Voglio molto. Bene. Ciao. Voglio bene, grazie. Anche i giovani sono al mercato. Dov'è lei? Buongiorno. No, ragazzi, allora, come vanno gli affari, come vanno? Male, zio mio. Forse ancora è preso. Penso che stiamo morendo. Hai capito una cosa? Stiamo morendo, con questo loro stiamo morendo, zio mio, ma no, a chiacchiere, veramente. I tassi si mangiano. In Ivoro Mondo, no. Addiate stamattina. Che comprate stamattina? Ma quello che troviamo. Ma voglio dare una cosa, voglio dare. Però per vedere, signora, siamo in Giorgio Mur. Facciamo due passi, allora, signora, allora, voi ci seguite? Buongiorno, signor, buongiorno. Pasta poco? Pasta poco. No, dico pasta poco, eh? Sugasai. Allora, i fusilli con robot, buongiorno. Che bello. La C, signora, canale 19, noi abbiamo rispetto per tutto, attenzione. Sono di Napoli. Ah, che meraviglia.
grazie signora. No, allora, a Napoli buongiorno anche signora. La televisione al mercato di Castroville, certo, noi giriamo tutto, giriamo mercati, poi io vi vedo con i programmi in estate sulle spiagge con quel caldo, con quel qua. Quando dobbiamo lavoro, quando la mi fa per una busca 100.000 euro al mese, vedi, salutiamo a tutti quelli di Calabria che si vedono il mercato di Castroville. La C signor, canale 19, canale 19, perché loro dicono Calabria, dicono Calabria perché siamo in Calabria. Allora signora, voglio far provare una cosa, perché la signora come, poi è sposata. Sì, sposata, mio marito, ecco. Dov'è? Francesco! Francesco! 2 da 5! Abbiamo 2 da 5 per andare al mercato, bene, oh yeah. Gli facciamo provare la sera. Sì, il pomodoro, il succo. Ecco qua. Perché i napoletani qua c'è la. Guarda qua. Ah. Basta poco? Basta poco? Basta poco? No, questo no. Sono un po'. Scusami. Basta poco? No, pasta. Pasta poco. Si dice niente, pasta poco e suca assai. Assai. Ecco. Okay. Grazie, gentilissimo. E questo signore, gira un po'. Asassadano. Pasta poco? E suca assai. Suca. Suga. Su, in diretto c'è succa, perché succa. Quando ho succo, succo. Allora, i fusilli con il buco, quando succo, succo, succo. Sì, no, io, questi detti qua calabresi non li so. E ce la fa una canzone napoletana. Perché questo è uno stand napoletano, tutto Napoli, veramente. Invitiamo i nostri amici a venire, a di Simmosera. Castrovillari. No, ma mettete da una parte, a Nangolicchio, sera. Mamma mia. Dici. Veniteci a trovare. Ok, grazie, amici miei. Come passo? Grazie mille. Buongiorno signor. Buongiorno. Parlano al telefono. Allora ragazzi, come vanno le cose, signor? Come vanno? Un bevà a questa, signor. Fammi bere. E ci vuole più grande, ci vuole. Più grande? Sì, fammi bere. Perché? Vieni. No, va buono. Che cucina oggi? Pasta al pomodoro. Ma no, lei non è di Castroville? No. Di dov'è? Ho vissuto più a Roma che qui. Ah. Da 4 anni sono. Si trova bene, si trova bene. Si mangia bene. Si mangia bene. Ma la signora con il bambino, la signora no. Il bambino c'è, il signore Fuiuto. C'è. E come bello! Che, vedete che vedo una cosa. No, non lo puoi prendere il bambino. Lo può prendere il bambino? Lo puoi prendere, eh? No. Lei dopo le cacciate. Vabbè. Vabbè, ma il bambino non è che è come Birro Benedetto. Lo facciamo vedere alla Calabria, tutto il mondo facciamo. Lei parla, signor? Sì, sì, sì. Di dov'è lei? Di Albania. Ah, bella ragazzi. E di? Lushnja. A Lushnja. C'è la luce? Sì. C'è la luce? C'è la luce. Allora. Ah, io pensavo, invece c'è un'altra zona vicino lì che... Ma sono tutti belli in Albania però. Sì. E insomma, dove sei? Come si chiama? Emma. Ah, Emma. Emma. Allora signora. Che le diamo alla signora? Io ce la sa tutta la signora. Una bella meta per suo marito, eh? Anche per lei, guarda. C'è un mio piccere. Guarda che bella bambina inzata, che se non la digerisce anzata. Anzato non la digerisce, sì. Allora, vedete. Apri. Paolo Marano, si fa. Paolo Marano, ci vuole più magliette. Che mi portate che ben dà. Se fa freddo te qua di. Bella signora. Grazie. Grazie a lei. Ciao. Ciao, grazie. Salutami suo marito, eh? Allora, mettiamo nel cardello. Come tu si capisce, fammi bene. Buongiorno, signore. Non capisco. No, le riprese no, che se no chiamo. Le riprese no, che se no chiamo. Signore, chi ne ha ripresa, ma mi fa, non è che mi facciamo ancora una cosa. Che ti faccio perdere un cliente, non te faccio perdere. No, carineiamo, no. Allora, signore, noi siamo. Buongiorno, buon lavoro, ragazzi. Invitiamo a venire nei mercatini perché si compra bene, no? Ecco, pantalone, jeans e due la gente. Niente, poca gente, dov'è lei? Marocco. E quindi no, si vende poco? Pochissimo. Una bella. Buongiorno. Scusi signor, ma signor no, una Castroville è bella, diamo un'immagine bella di Castroville, una bella ragazza, come dice no, fratici, che sembra venati, di dove è lei? Cassano, non sono di qua io. Cassano ci ho insegnato, Cassano abbiamo tutti gli amici. Sono. No, Castroville, okay. Castroville, la Calabria è bella.
Ok, ma per quale motivo l'intervista? Glielo posso dire? Certo. O non lo saccio, signore. Vedete, dopo 100 anni che l'hai capito perché si intervista. No, nel senso che ci conosciamo, ci divertiamo, facciamo conoscere un po' la gente e cerchiamo di portare un sorriso. Se ci riusciamo, sono già riuscito. Lei è sposata? No. Ah, brava. Dovrei essere sposata? No, è così bella. Ha fatto qualche concorso di bellezza? No, secondo... no, niente. Concorso di bellezza zero. Niente proprio? Niente. Poi sono grande ormai. Ma che lei, guarda che... Oh no, io ogni tanto, sai che fa la mia collaboratrice? Si fa un quarto d'ora di sonno, si fa. Mezz'ora. Si fa mezz'ora. Comunque, complimenti e grazie veramente. Grazie a lei. Non è possibile che lei non è fidanzata, lei è bugiarda. Sono fidanzata. Ah, è fidanzata. Ah, è fidanzata, mi pare. Sono sposata, ho detto. Complimenti al fidanzato, grazie. Grazie. Milamo! Che televisione è? La C. TV. Ah, quindi si vuole rivedere però. Certo, ha fatto un'intervista, gente. Che gli possiamo regalare? No, se viene a Cosenza, non voltare mai le spalle al pubblico, va bene anche perché è bel vedere. Che... Allora, diamo, aspetta, scusami un po'. Guarda qua. Allora, siccome si è fermata, ed è una signora. Me lo regala? Certo. Wow. A chi salutiamo? A Pietro Reda del Troni. Non solo io. Ancora c'è da poco, grazie. Ciao, grazie davvero. Buongiorno signora, come state? Dove andate di bello così? Vuole fare a cambio come cosa? Come pashmina? No, grazie. È più bello mio però. Dove andate di bello? A casa. Che comprate stamattina? Per esempio, niente, ma che niente. Compriamo? Non ci sono soldi. No. Era meglio la lira, no? Sì, sicuramente. Ma che belle camicie, però proprio veniamo qua, con mamma. Comprate in questo. Portano pochi clienti, però devi portare. Un po' di servono. Ma noi guarda, noi siamo prima di andare sulle spiagge, cerchiamo di portare un po' di gente e di segnalare. E di segnalare i mercati perché si compra bene. Poi c'è una bella attenzione, c'è una bella accoglienza. Dove andate di bene, senza vedete qua? Andiamo a cosa bicicletta. Non conosco compare. Dove andate? Senza fare il numero, dimmi mi ci portate qua. Ma mi dici cos'è? Che ti arresta? Chi ne arresta? Che suggestione? Ah, gente che la volava disturbo. Allora, come vanno le cose a Cassopoli? Malamente. Campano solo i comunisti, caso bravo. I comunisti? Sì. E là già no? No, là te no. Ma tu lavori? Sì. Quando tengo tempo, quando no dopo. Beh, si vede però che lavora. Io con la bicicletta. Che lavoro? No, passi che lavoro. Come cane. Però c'è poca. C'è proprio niente, non che c'è proprio niente. Ma anche le macchine rubano. Né macchine, né moto, niente. Perché se rubano le macchine, che roba lavoro? Rompetele se macchine, sennò come gamba che è. Ma ci vuoi. Che meccanico sei di macchine? Di moto. Sta vicino a te, sta. No, ma vieni da questa parte, tu che basciaca. Ma tu stai vicino a Serafina invece stai vicino a me, scusa. Non basta, ce l'hai incasinata la strada. Bolla lavoro, come faccio? Come amo? Frangia, guarda comunque ragazzi, ancora è presto. Ciao, buon lavoro e vedi nei mercati perché si compra bene, vero o no? Buongiorno, certo. Come sta? Tutto bene? Venga, vedi dov'è. Tieni a fretta, tieni a pazienza compare me ci va. Numero uno della provincia, grazie, Pino. Di cuore, grazie di cuore. Vi seguo ogni tanto vi seguo. Okay, sempre un piacere. Ma ce n'è gente stamattina, signor? E dove sta fuori? Artata. No, vedevo dare un regalo. Guarda, signor, che così. Signor, vedevo fare un regalo. Credetemi, vedete, fare un regalo, signor. Fermatevi. Buongiorno signora, buongiorno. Come sta? Bene, grazie. Che panettone ha comprato? No. Si compra bene qua? Sì. Ai mamma mia, sta andando che pazienza che c'è, non sa che viene. Signora, guarda questa, signora. Il sole? È andato via. Allora, tu stamattina, allora, ragazzi, il topos lo troveremo la puntata prossima, perché salutiamo non il topos, ma cuginetta che lui non può lasciare, abbiamo delle difficoltà, ma lo troveremo domani, no? Alla prossima sera, alla prossima puntata, qua siamo vicini. Va bene, ragazzi, è un bel mercato, devo dire complimenti. Capito? Tappino ho comprato, sì. Tappino, su, capito? Quando tu sei qua vicino a me, un temin da cos'è, anche se è un bel vedere, però temin da cos'è con la faccia, hai capito? A chi vuoi soltanto nel frattempo, perché è la seconda puntata che sta facendo. Ti stai divertendo in danno? Sì.
Sono tranquilla, sto togliendo qualche chilo, passeggiando, camminando. Qualche chilo, su tutti gli stessi. Allora, guarda che belle zuccole, signora. Ma di dove siete voi? Castrovilla. Ah, Castrovilla. Si vendono così. Più zoccole o... Ho infradito. Ho infradito, l'infradito piace. Ecco, questo è infradito, vabbè. Questi qua sono carini. Guarda, signora, guarda, signora. Un avete fumato, signora. Specialmente il suo pubblico. Ci facete qua, pubblico, siamo fuori. O non avete fumare. Fermatevi. Grazie, sigaretto. Nanna proprio fa. Che dopo tu vuoi fare? No, come i telefonini. Fermate, fermate. C'è un premio, signore. I telefonini. Che hanno fatto a fare che se fanno male? Allora, tutta questa scienza, tutte queste cose che arrivate, no? Qui sono tutte che ne caccia da un mondo, I telefoni per capire, faccio il telefono. Come state? Tutto bene, grazie. Dove sei? Che belle signore. Io di Corigliano. Ma quando è... Ah, Corigliano. Castrovilla. Siamo... Ieri non siamo a Corigliano, siamo stati. Sì. Risbita, se sì, una poco. Risbita, sta dormendo, però. Non dorma, se sì. Corigliano siamo stati ieri, siamo stati. Al mercato. Non c'era, come non c'era, ma c'era solo la Abbiamo conosciuto il re di Corigliano. Ricordi? Siamo per... Come amo per la parla? Bel bambino, dorme. No. Bambina. È giusto, però fate bene a giovedì ricchino, perché certo alle bambine, non ho capito, alle bambine, ci vendono i cosi, ci vendono i ricchi, no. Siete sorelle? No, siamo amiche. Lei non è sposata? No, io sì. Lei si può sposare? Io convivo. No, ragazzi, no, allora facciamo una cosa, scusa. Siamo. A bicchiere. Allora, mettiamo una parte, poi c'è bicchiere, se no sono bicchierino. A bicchiere, mentre vieni qua. Vieni qua. Ma signora, mamma mia, capisci che bodde su mamma mia, che bodde su mamma mia, mi fa capire. No, perché... Ah, che bodde su mamma mia, come ha messo lo sperda a bestia. Urto. Allora, vieni più di qua, vieni più di qua. Buongiorno ragazzi, come state? Non c'è nessuno, fateci. Non passi lavoro stamattina. Io sono Osman. Ciao Osman, aspetta un attimo che... Cominciamo adesso. Ah, ma ancora è presto, quindi. Verso le due. Poi ci guarda che... Fermi. Aspetta, fermatevi là. Addio. Buongiorno. Dove andate del bene? Mia figlia. E tua figlia, carica, stavo mangiando, signora. Ferma. Fate un saluto. Buongiorno. Vi trovate bene al mercato? Sì. Ma perché voi tutti voi stavate? Perché tutti voi stamattina? Hanno fretta. Questo è mio. No, è della signora. Allora, bambina da signora. La bambina. Cosa. Allora, facciamo una cosa. Allora. Dunque, abbiamo detto l'altra volta. O fenoggio, mi ci genoggio. O lupino. Andiamo, per te imbarare, se avete imbarato. Com'era un sugo, suga, com'era? Basta poco e suga assai. No, quello suga. I fosilli con lo buco, quando suga. Carissimo. Cosa c'è? Sono i Claudio. Che? Mercato di Rossano. Mio cugino, ma non è la miseria. Mercato di Rossano, l'altro giorno, mi ha fatto schiattare ancora per il risate. Dice. Tante risate, tantissime. I fusilli, allora vieni, salutiamo. C'è una mezza canzone. Che tutta c'è per i Claudio, tutta c'è per i Claudio. Sono fusilli e corobuco, quando so che so come so. E che un applauso, ma lei. Ferma qua, allora venite ragazzi, perché abbiamo i cose, abbiamo... Serafe, fa la fiscata dalla camera però, fa la fiscata. Venite ragazzi, ma tu veramente ne sei chiuta però, come si scatta rosa. Come scatta rosa, allora. Dunque, ripetiamo insieme. Allora, o fenoccio mi ci. Mamma mia, mi ha toccato. Ah, tu sei. Mamma mia, no, non è buono, Allora, o fenoccio mi ci. Mi ci inginocchio. O lupino, andiamo a vedere. Giusto. Poi. Ma mi insegua però, se no dormito io. O fenoccio, accio che bello vino casaccio, o fenoccio mi c'è in ginocchio, o lupino andiamo a vedere, l'olivetta una coppetta, o melone, non bicchiero. Ah, finito, grazie. Facete un applauso, perché va dicendo a me che state dormendo. Se ti pigli a te questo, bene qua, questo dalle, bene qua, da mo per me, bene qua, ta. Ah, mannaia la mattina, mannaia. Ah, c'è che classe ha già? Cosa c'è per qua? Andiamo in onda.
sabato e domenica, ragazzi, grazie, no, grazie, no, grazie. Per te che ci fai ridere almeno un po' in questa vita. Venite qua in questi mercati che, perché c'è gente simpatica, professionista e si compra bene. Grazie. E la vedo, grazie ragazzi, grazie. Signor che pagina stamattina, mi namo in questa carrera, mi namo. Che stai scendendo solo finalmente. Ah, vedi che No. Guarda che trio giù. Signorina, che cos'è? Che c'è successo? Oh, mamma mia, scusate un attimo, mi fa fermatevi un attimo. Che è successo? Un saluto alla Calabria, alla Basilicata, al mondo intero. Noi portiamo un saluto dalla Campania. Bello, ma se la Campania è così bella. C'è di Avellino. Quindi... Salutate, venite qua. Buongiorno, salve a tutti. Guarda in costare, chi è? Adesso stai io. È la prima la camera, sai cosa dici? Meglio solo che me l'accompagna. Sei sposato tu? Sì. Ecco, finalmente scendere. Oh, che meraviglia, un demobica, aspetta, che meraviglia, signora. Hai visto? Che bella Calabria, eh? Dove siete voi? Io da Albania. Albania, adesso sì, tutto. Però sono diventata castellovarese. Beh, 22 anni. Lascio bella, ragazzi, è una grande accoglienza. Castellovarese, no? E niente, stiamo bene. Si vede, signor. Sì, meglio di così non va. Suo marito è di Casciovella? Sì, no. Grande Casciovella. Albanese, sempre. Ah, sì. Lavorate qui, lavorate. Lavoriamo qui. Vieni qua, vieni. Così. Così. Grazie. Che cosa? Bravo, grazie a voi per l'accoglienza. Niente. Che cucina oggi, signor? Che cucino io? Cucino pasta e... Pasta ragù. Poco? Pasta e ragù. Però mangio poco, Si vede che mangio poco, eh? No, benedica, signore. Che si piace di scaffettone, invece? Mi voglio arta. Ci sta guardando, eh? Siamo no? Ci sei? Lo portiamo un sorriso ogni tanto? Sì. Ogni tanto sì. Ogni tanto, non sempre. Caro, ormai sono morta vecchia. No, no, signore, quale vecchia? Che i vecchi sono che fuiano. Ha detto mi qua. Oh, vieni qua. Un defogliato, vieni qua. Aspetta. Guarda come fosse, vanno ammucciando, vanno fuori. Come siete belle, ma guarda come siete belle stamattina. Perché? Vabbè, faccio un saluto. Allora, che combatte stamattina? Niente, qualcosa che serve. Grazie. Che cucinate stamattina? Che cugine? Ma siete tutti insieme. che bellezza, guarda. Grazie amica mia, grazie. Allora, dunque, fra poco, ma è la prima parte un FN, un minuto. Fate scendere un vriscia chiuso la prima parte. Ecco, sta facendo proprio film, la signora che. No, non ci credono, se non ci credono. Comunque credo. Allora, facciamo una cosa, ma. Se tu fra poco, no? In questa prima parte, seconda parte, ti prepari una canzone, fa calmo. Ma una canzone, proviamo una canzone. Non un'occhiata, cioè, fammi. C'è una chilometra, il caffè. Studia. E nome non, sa fare una canzone qua. Guarda, aspetta un secondo, aspetta. Allora, ragazzi, se chiudete, se la prima parte è finita, c'è la seconda parte. Se cambiate canale, non bevete la seconda parte. Aspetta. Signora, che cosa sta comprando lei stamattina? Io veramente stamattina vorrei andare a comprare un cofinaccio di lino, in modo che posso pulire meglio. Bussa lì la porta, sì. Alla dove? A di lino. A di lino, di lino. Lino vuoi? A Vania. A Vania. Qua? Tu figlio. Ah, figlio. Ma da poco sei qua? Sì. Da quanti anni sei qua? Leonardo. Ah, Leonardo? Leonardo. Ma da poco? Sì. Tu signore con buio? No, non so di... Ti farà buio, ti sta facendo la bossa che... Non ci fa buio. Allora ragazzi, seconda parte a Casciovella, una puntata diversa dalle altre, perché ogni puntata ha una storia, no? E quindi vogliamo dire che a Casciovella oggi è una bella puntata, buongiorno, come state? Questo ragazzo. Questo ragazzo è bello, grazie. E chi è questo giovanotto? No, non te lo dico, De Simone. De Simone, che lavoro ha fatto lei? Vedi qua, fermatevene un poco, fermate. Io ho fatto il direttore delle poste. Ah, per 40 anni tutta la Calabria. Che meraviglia. E adesso si gode la pensione? E certo, da 20 anni.
Ove, mo cammina a piedi, prima cammina. Ma che ci tieni? Boci ci tieni? Sì, tutto c'è qua. No, ma io cari boci. I sigaretti. E sì, un ne fumare. Ma te, non deve fumare. Non ci posso fare niente. La signora poi ti segue, la moglie. No, dice sempre. Non fumo, ho pittato la cassa di nicotina. Vogliamo, signora, fermate, che bella figliuola, signora, fermate un attimo. Ferma. Chi è la figliuola? Che non lo so, non lo so. Però capite, insomma, che cucinate oggi, signora? Oggi? Quello che capita. Qual è? Questa ricotta che ricotta? Bossa zezza, ma quale? Ogni mangio sarà. Lei è comunista, cucina sempre rossa, a me mi piace il bianco. Basta. Ma non così comunisti come rosso, 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 su. Invece in bianco. A me piace la pasta. Ma mo va in bianco, mo va in bianco. Mo preferisco la pasta con le cipolle. Bene, 85 anni, davvero? Sì. Ma non ci credo, 85 anni. L'ho passato 14 febbraio, 32, febbraio, marzo, aprile. 85 anni. Ma ta sindaco, ogni tanto la mina, nel senso che ti mangi qualche. Ma capito? Cioè, sì, sì. Ogni tanto vai. Ci va. Aro frasco, aro frasco. Porca miseria. Ci va aro frasco. Buona giornata. Io ti seguo a sé. Ti seguo sempre, dico guarda. E cambi cent'anni, perciò cambi cent'anni. Ciao, ciao. Fermate. Ma perché non vi fermate stamattina? No, ma perché io ti guardo sempre, però. Perché mi guardi sempre, ti devi fermare. Diamo un saluto, diamo un senso a questa giornata. E dove state andando? In giro per il mercato. Siete gemelle? No, gemelle diverse. Sei sorellina però. No, amica. E tu che? Tutte e due belle sei, tutte e due belle. Grazie. Che più grande non si dice, perché. Tu che fai nella vita? Niente. Bravo. Tu? In cerca di lavoro, ma non ce n'è. Hai capito? In cerca di lavoro, ma non ce n'è. Ma dico, ma un bene para, a Bregogna, a Soroma, un bene para, ma che si parla a Bregogna? Che si parla a Bregogna, si parla. C'è una, quanti anni c'hai? 23. 23. Senza lavoro, tu? Pure. Senza lavoro. Ah, signore, senza lavoro. Anche il signore, no, il signore già in pensione, no. Che lavoro vorresti? Passate, signore, mi preoccupa. Nessuno in particolare, un lavoro onesto. Certo, onesto. Guarda, la signora ha macchiato quelli belgi. Guarda. Fuglian, siete fidanzati tutti e due? Sì. Bravo. Tutti e due sparano insieme. Vi amate? Sì. No. Lei no. No, cioè no. No, le fidanzate con i fidanzati. Sì. Uscite insieme? Sì. 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 Allora, facciamo una cosa. Noi sto cercando, ma c'è una chilometra. Ma lei parla, io parlo. Io parlo. Siccome è sposina da poco, cioè, non sposina, però convive da poco, quindi sai come si trova i pedizzi, poi si trova i capezzi. Poi non dormo, le occhiaia. Perché il marito, no, il futuro compagno, è un rimenizzo. La notte lo trovi con la testa verso i piedi. Ha detto niente, adesso. Verso i piedi ha detto niente. Il signore ci sta guardando. Ne fa una guata, ne fa. E che si signor armato, va che è. Allora, come si trova tutti? Come ti chiami tu? Arianna. Lucia. Lucia. Sì. Sentimi. Allora, sei cantato una canzone? C'è un chilo di caffè. No, non ci dobbiamo cantare noi. Non ci cantiamo, se no era aiuto a Sanremo. Non ci canta. Era aiuto a Sanremo, davvero. Niente? No. Per lui, prima d'ora. Pasta poco? E suga assai. No, è bello ed è. Pasta poco e suga assai. Succa? Che è questo succo in dialetto? Pasta poco e suga assai. Bravo. Il fusillo corobuco? Non lo so io. No, aspetta. Non ti segue, il fusillo corobuco, quando succo? No, questo non lo so. Il fusillo corobuco, quando succo? I fusilli con lo sugo. I fusilli. I fusilli. A Cosenza, giù a Castroilla. I fusilli con lo sugo. Con un buco. Con un buco. Quando sugo? Quando sugo, sugo o sugo. Con ferretto. Allora, signora, usa. Allora, beh, grazie per questo grande. Allora, signor, buongiorno, grazie. Allora, signor, una canzone, c'è un chilo di caffè. Però ragazzi, pure come c'è un chilo di caffè, dammi qua. State dormendo, no, oh, yeah. Allora, ecco, con un chilo di caffè, eh. Caffè
Dream 2.0. Ah, un ghiaccio di capezza la mattina, no, sennò poi non ti trovo. Io metto il separè. Allora, una canzone che me la canta? Un grido di caffè, una canzone, eh? Signor, eh? Bella, è venuta. Attenta alla telecamera. Io non faccio canzone. Una canzone, un grido di caffè. La canzone è una stornellata, una cosa. Signor. Grazie. Una canzonetta, una cosa. Una canzonetta. Ah, signor, fai bene, signor. No. Ma, bene. Ragazzi, vedete in questo mercato che si sta bene. C'è gente allegra, Dio lo aiuta, grazie, ragazze. Allora. Grazie. Simone, guarda, veramente. Ragazzi, ne ha portato un po' moscia, ma non. Vieni allora. E come sotto. Allora, ragazzi, se. Vieni qua. Sì, vai di qua. Non ho capito, Albanì. Non ho capito. Ah, non capisco. No, non ho capito, Albanì. Albanì? Vive qua? Tuo figlio. Filles. Ma da poco sei qua? Sì. Da quanti anni sei qua? Leonardos. Ah, Leonardos? Leonardos. Ma da poco? Sì. Ma capisci se italiano, se come fa? Non ho capito. Non capisce nessuno, capisci? Ragazzi, ma... Puntata muscialedda. Sì, non va niente, non va niente, signora. Una canzone, un grido di caffè. No, grazie. Che c'è ancora come prefame? C'è allora la maglia e le card da prima. Ah, ragazzi, ho signor stanco? Non lavoro. Ah, buongiorno. Ha lasciato il tavagliolo in macchina per il sudore. Sta scendendo il sudore. Compa, guarda che pelmatore bello, guarda che pelmatore bello. Guarda che meraviglia. Non chiede il caffè che non canta una canzone, eh? Cercatevi mo per piacere stamattina. Canta una canzone. Un grido di caffè. Sì. Una canzone normale, che canta la nuova, fanno le pie, fa che una canzone, canta, signor. Io non so ci canto. Grazie, a stare passando. Eh? A stare passando questa canzone? No. Vieni qua. Una canzone nucleo di caffè, te? Vieni qua. Che nucleo di caffè, fratici? Ma non chilo di caffè. È morto dolce, mi vorrei, porta nucleo di caffè. Vieni. Ma cosa bene? Tanto non c'è nessuno. Dai, allora, tu che fai nella vita? Niente. Non lavori qua? Sì. Sono qua. Bello però, sì, quelle le piante, venite. Sì, le piante. Sei sposata, fidanzata? No. Una canzone che ti piace che tu canti sotto la doccia? No, non canto. Signor, buongiorno, sei me. Buongiorno. Mamma mia, ha detto. Vabbè, però signor, non potete fare così. Ma prima me ne vedo tutto, mo. Che diamo? Vieni qua. Televisione ti guarda te. No, io no. Allora, no, ma io non canto. Era una canzone come no. Fino a chiove si canta. No. Non chiede il caffè, eh? No. Ma è bella guaglione, po'. No. Facci capire, sarà in sera. Ecco. Lascia la maglietta, eh? Sì. Non la voglio chiedere il caffè. Se un canto, faccio non le bevo. Maglietta Carlo Magno. Uno sacchicchio, ecco qua, bravo. Giustamente stai facendo da poco, è simpaticissimo. Grazie veramente. Grazie ragazzi, ciao. Bella ragazza, sorridete sempre alla vita, sorridete ragazzi, perché il sorriso fa bene alla salute e al rifrasco. Allora, accio che bello vino casaccio. Ma c'è un bello che le caffè, signora, canzo. Mezza canzone. Comunque, che fanno in questo mercato? Bello, signora. Niente, sono venuta a comprare della lana per fare delle calze a mio figlio perché lui va al gruppo e quindi... Al gruppo che? Folcloristico di Castro. Che meraviglia, ragazzi. Allora, vi invitiamo per, se Dio vuole, il prossimo anno, a ottobre, quando faremo la trasmissione in diretta. Il gruppo, come si chiama questo gruppo? Città di Castrovilla. E allora, signor, mi c'era una canzone che ti ha bucciato un clou di caffè. Ma io non so cantare. Non infatti, io so canzone. Una strofetta, facella, amore, sa signora. Stamattina mi sta facendo arrabbiare, stamattina. Fuoco. La possiamo cantare in comitiva? In comitiva, vieni, voi pure spartite, vieni. Noi non siamo cantando pure. Vabbè, ma non è che avete fatto a mia Sanremo. Dai, ragazzi, fate una cosa. Possiamo cantare in
Ma perché c'è che c'è dentro? È finita la raffa. Ma faccio una canzone. Ma le ripeto, non sono brava a cantare. No? Ma signore, no, non è che mi ha Sanremo di fare conde. Guarda, guarda, guarda che c'è, 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 guarda c'è, ah, che casa cavallo, stamattina facciamo, facciamo casa cavallo, lo solo facciamo, eh? No, io la ringrazio, grazie, ma credo che non allora, la organizziamo questa cosa col suo gruppo, va bene? Grazie. Allora. Siamo vergognosi, già. Ma che becco come venne sa Roma, eh? Non è come sembrato. Tutto che sei. Tutto onore avervi qui a Castrovillari. Tutto mio l'onore, tutto mio. Io qua ci ho avuto. Ho fatto terzo, quarto e quinto all'industriale. Io vi guardo sempre. Un gambamellano. Su Cosenza. Che mo siamo sulla C. Anche sul Tirreno quando andate sulle spiagge, è meravigliosa la vostra trasmissione. Dici c'è, dicete c'è. Vi divertite? Sì. Noi questo vogliamo fare un sorriso, là c'è tutte le cose, tutti i pensieri, tutti i pensieri. Trasmissione con pensieri, con problemi, capite in rida. Facete un applauso, ehi! Va bene, buona giornata. Una canzone che la mattina canta, qual è? Chissà, di Combase già combattere tutti. Combase, sei il numero uno. Vorrei pensare. Cantare tante, però ci sono tanti pensieri. Signore, ma beh, a fa cacca. E non che lei caffè, non che l'ha. Grazie, grazie. Una sciofetta, una sciofetta. Dio come ti amo. No, bravo, bravo. No. Una sciofetta, Dio come ti amo, esce su Dio pure. Mamma, non è proprio il momento. Però ci faccia un invito, allora, lei faccia un invito a tutti gli amici a guardare la trasmissione sulla CTV, canale 19. Lo faccio con vero cuore, guardate sul canale 19 Zio Pino, la trasmissione è bellissima. Grazie del cuore, grazie del cuore. Questa vale un miliardo, ragazzi. Voletemi bene, che la vita è breve. Voletemi bene, questo è suo figlio. No. Lei è di Cosenza. Sono di Cosenza, via Pane Bianco, sotto al quinto piano, signore. Al quinto piano. Che meraviglia. Vorrei vedere e voi siete, quando la trasmettete questa giornata? Aspetta un poco, mamma, mi sta. Ora stiamo in buongiorno, amici miei, grande mercato, grande accoglienza, veramente straordinario. Allora, signora, che cosa sta comprando lei stamattina? Io veramente stamattina vorrei andare a comprare uno strofinaccio di lino, in modo che posso pulire meglio. Ma bussa lì nella porta, signora. Alla dove? A di lino. Adelino. Lenuzzo, che sono a casa mia. Di lino per pulire meglio i bicchieri di cristallo e anche un altro straccio a parte sempre di lino per pulire meglio la cucina che è di acciaio. Un altro di lino per lo zoo marito. Sì. Humus, quando si sporca. Che cucina oggi? Che cucino? Faccio per loro, mio figlio che è in con me. E mio marito il sugo con l'alice. Ah, che meraviglia! Ragù di alice, che meraviglia! Facciamo le aglio. E dopo. Su signore con bue. No, non so di. Ti farà bo, ti sta facendo la borsa che. Non ci fa bo. Vediti qua, a sta seguendo. No, una carrubito. Ma pensa a me fare, oi. Cazzo scherzo. Non pensa che è insieme. Aspetta, che sto scherzando. Ah sì, scusa. Il sugo. Signore, vuoi pasta poco? Basta poco. E succo assai. Che cos'è? Basta allora, poco. E succo? Assai. Oh, bene. Allora, dici. Aspetta, un demo. Il sugo con la lici, li riscate, senza le... Eccetto. Senza le... Vieni qui di casa, vieni qua. E dopo... Serafe, per la cassetta, la zappa sta menando, Serafe. Sei poi Leonetto, tu. Ma quando parlo aspetta un secondo, non mi faccio manco un discorso. Ma mica va ballando, va cercando i cose, va cercando. I piti, vai falmando. No, beh, allora, scusa. Il sugo con l'alice, prezzemolo e aglio. E peperoncino, no, niente. No, che ci vuole? Tutte l'alice di liscate, senza la lisca. E dopo l'alice per secondo fritti. Ah, fritti, prima. No, le alici. Mi sta giotando, signore. Dentro il sugo, senza lisca, senza... Sì. E poi dopo per secondo alice fritte. Ah, scusa. E io invece mangio peperoni ripieni con l'insalata verde e pomodori, io. Non ne mangio pasta io. Che meraviglia, signora. Ah, quindi allora ecco, le alici vanno crude. Vanno crude. Non senza... fritte dentro un cocchio. No, direttamente crude. Senza un ragù di alice. Senza un ragù di alice. Che meraviglia. Prezzemolo e aglio. Che meraviglia. E poi alice per secondo ci invitate oggi? Come no, volevo pure dirvelo. Che è la Calabria?
questa è la Calabria. Abbiamo già finito. Ma io non sono calabrese. E dov'è? Io sono pugliese di origine. Non sono di Castroville. Ma tu mai una cosa, signica, perché ti sta allontanando se ne vai? Io, signica, ma puzzo, signor. E sta allontanando, sa. Che si fa? Tu vuoi fare la borsa? Vabbè, dopo dimmi quando è che mi vedevo. Quando mi avete dato, c'ero, signor. Quando è che mi devo vedere in trasmissione? Qual è il gioco? Visto, che meraviglia, che meraviglia, venga qui. Allora, andiamo in onda, ragazzi. Fermatevi un po'. Sì. Fermate per cane un po', fermate. Vedete perché salutate una poca gente, ma poi capito. Oh, allora ragazzi, aspetta, martedì, ogni martedì. Allora, vediamo se tu c'è. Allora, sulla C canale 19, ok? Allora, ogni martedì, giovedì, sabato e domenica. 14 dicembre, devo vedere. Buongiorno, aspetta. Sulla C canale 19. Canale 19 ogni martedì, giovedì. Venerdì e sabato. Venerdì è la passacata in bacio. Okay. Martedì, giovedì. Allora facciamolo insieme per martedì, giovedì. Martedì, giovedì, sabato e domenica alle 14 gennaio e alle 23. Yeah. Ok, su canale 19, AC. AC chi? La CTV. La CTV. Ti vuole fregare la borsa che? La capo sicuro. Sulla CTV, ogni canale 19, ogni martedì, giovedì, sabato e domenica. Okay, alle 14.30 e replica alle 20.30. È un grande. Alle 23, signor. Ripetilo. Alle 23. Vieni qua, vieni qua. Non me ne devo andare a fare spesa. Già fa il puntata olio. Lo vogliamo fare su spot per bene, come si dice. Allora, martedì. Su. Ogni giovedì, sabato e domenica. Alle 14.30. Due e mezza. 14.30. Repli? Forse alle 11 di sera, se non erro. Replica alle 23. Alle 23 di sera. Di notte. Sulla? Sull'AC. Canale? 19. La CTV. TV. 19. Grazie signora, grazie. Tu che fai nella vita? No, scherzo, ma per te. Musicista. Ah, sei musicista? E che fa? Grazie signora mia, per l'allegria e la grande... La simpatia. Spina l'ha lasciata a fuoco. Alice, mi hanno cacciato la spina. Eh certo. Ma sì, ho cacciato la spina. Ma l'Alice sono vive, no? Che erano già morti quando l'ho comprato. Allora, che suoni tu? Grazie signora per la cortesia. Fisarmonica, pianoforte. Guarda, tieni la fisarmonica. Non la teniamo qua, non ce l'ho qua. Che mi senza fare molto. Sapevo che c'era fai una sciofetta. Io che te sa carta. Guarda là, Seraf. Tu perciò stavo guardando là. Ma sei proprio un maniaco, Seraf. Scherzo. Nel senso che la bella. Mi ne va di già a tettame, già me la. Ma zio, mi sono troppo emozionato. Benedica, signor, benedica. Queste borsettine. Questo è un musicista, ma chi sei frega, la signora la sta facendo la borsa, la signora sta facendo, signore attenzione, questo è un Mario. Allora, aspetta, allora guarda, Simo, se sono così, bravo, devi venire qua. Ma mi piace stare dietro, non sbucare, cucù. Mi piace stare dietro, anche a me mi piace stare dietro, però mo sta avanti, nel senso buono della parola. Allora, tu ti chiami adesso? Agostino. Ti invitiamo allora, okay. Nei programmi. Ok, grazie. Quanto hai fatto? Noi poco. La cina? No, niente, perché io vengo solo a fare una camminatina. Non se fa una battuta, fa borsetto, non si decide. Quale musicista? Abbiamo puntato la signora. Io sono vacante e ci sono cini i soldi, perché bisogna di meno. Ah, capisco qual è una... Questo, ragazzi, questo scopo, quale iene è iene? Qua noi scopriamo. Ah, quando è? È vacante, vuol dire che ci sono. Ci sono così di carta, capito? Allora, ragazzi, abbiamo un musicista, ragazzi, Mariuolo, nel senso che fa i portafogli. Buongiorno signor, come state? Allora ragazzi, una puntata così. Ogni puntata ha la sua storia, giusto signore? Non conosce Rosa il signore. Grazie. Sono la donna più amata di Castrovillari. Ma va bene. Giuro. È vero che sono la donna più amata. Allora aspetta, facciamoci un'intervista e poi magari dopo tagliamo qualche cosa. Allora. No. Ma mia figlia mi è iscritta. Eh no, signor, che sei? Mi è iscritta. No. Come lo porto fuori da signore? È vacante. È vacante. Ma che dici? Vacante. La donna più amata di Castroville è simpaticissima. È verità. Anche la signora sui gemelli Kessler. È verità. Che fa nella vita lei? Allora, ho fatto niente, non ho mai lavorato. Brava, la meglio cosa. Non conoscevo il lavoro. Non conoscevo. Invece dove era alla Non conoscevo il lavoro. Poi ho vissuto a Roma e sono. E lei è stata abbottavenata, è caduta. No. E mi hanno spedito qua. Pure lei?
spedito qua. Ah, spedito qua. Senza tanto andare in fondo. Ho capito, mai capito ancora. No, okay. Mai capito. Grazie di cuore, grazie di cuore. Ciao. Vabbè ragazzi, noi chiudiamo questa nostra trasmissione, grazie per l'accoglienza, noi verremo nei mercati, ma la settimana prossima faremo Catanzaro, il Lido di Catanzaro, poi Serafine, Mileto, Tropea, facciamo tutto quello che c'è da fare, signore. Belle queste signore, figlie, fatti capire, signore. Se no, cominciamo così capire, un fa capo. Come siete belle comunque. Allora, da Castrovillari. È tutto, ciao! E come ti chiamo, Ciovolè? Lo sanno, Simona! E no, che sanno? Da Comba Serafino! Ciao, zio Pe. Agostino. Agostino, usciuratore, musicista, ragazzi. Questa bella piazza, se ci volete, chiamateci. Se non ci volete, veniamo lo stesso. Ciao! Belle le zia! Mi vedo io! Ti vedo! E come? No? Come dici a chi? Come dici? Come detto tu? Ti vedi tu? Ti vedo io, mi vedo io. Se la televisione si ti vedi, ti vedi davanti però te mente. Non tengo davanti, ma ti vedi mo? Mo no. No, mi vedi, perché non ci vedo io.